Oggi andremo a riprodurre l'impasto che io uso sia per la pizza, sia per la focaccia e sia per fare il pane. È buonissimo, morbidissimo e vi garantisco sempre la riuscita su questo. Allora, adesso farò scorrere un po' l'acqua in modo che diventa tiepida e ne vado a mettere mezzo chilo, mezzo litro. Cerca di prendere bene la parte, a loro non interessa molto. Qua faccio Allora, qua. mezzo litro. Spostati di qui adesso, andiamo avanti di qua. Poi, nell'ordine che segue ovviamente, quello che vi sto dicendo. Zucchero, un cucchiaio. Non unite mai zucchero e sale perché il rischio è che non vada a lievitare perché il sale fa morire i nostri lieviti. Poi io adesso sto provando questo nuovo lievito che è in polvere, vediamolo. Di solito comunque io metto da 1 a 2 cubetti in diretta, ho rotto la forbice. E poi vabbè, ciao forbice. Metti in pausa. Allora, nella fortuna abbiamo trovato una forbice da scuola. Allora, lievito in polvere dovrebbe essere all'incirca un cucchiaino ogni mezzo chilo di farina. Noi andremo a metterne 1 chilo, quindi vuol dire che almeno un cucchiaio lo metto. Visto che è la prima volta, io ne metterei una punta in più. Poi, sempre in quest'ordine, mi raccomando, 1 chilo di farina, io uso la 00. E poi, 1 cucchiaio di sale, adesso lo possiamo mettere, perché lì non andrà mai a toccarmi lo zucchero. E 80 grammi di olio. Sì, vabbè, non sono mai precisa. Allora, impastiamo e lasciamo lievitare per un'ora. Via! Ecco qua, l'impasto è pronto, è proprio bello come vedete, bello forte. Andiamo a ungere la nostra ciotola. Una volta messo un po' d'olio sotto la nostra ciotolina, andiamo a tirare fuori il nostro impasto. Nel bimby si usa la velocità spiga, 2-3 minuti è più che sufficiente. Ok, l'impasto mi piace sempre ed è sempre buono. Allora, Dominic. Allora, se andiamo a fare il pane ci basta farlo lievitare un'ora, poi andarlo a formare, lasciarlo riposare un'altra mezz'oretta e poi infornare alla temperatura di circa 200 gradi con un pentolino d'acqua sul fondo che crea vapore e poi a metà cottura andremo ad aprire il forno per far creare appunto la crosticina. Poi, se invece dovete fare la focaccia, la stendete dopo un'ora di lievitazione, andate a fare una specie di salamoia con acqua e olio pari peso e sale. Sale lo mettete al vostro gusto perché c'è chi piace più salato e chi meno. Lo sbattete bene insieme e sappiate che acqua e olio non vanno molto d'accordo a unirsi, quindi nel momento in cui l'avete unito, andate subito a metterlo sulla focaccia a stenderlo. La focaccia si picchietta col dito così sopra in modo che restano i classici buchi della focaccia. E poi sopra stenderemo la nostra salamoia.
mezz'ora dopo di riposo, possiamo infornarla nello stesso modo in cui inforniamo il pane. E poi vabbè, la pizza classica, chiaramente un'ora di lievitazione, la andiamo a stendere, mettiamo sopra quello che c'è da mettere e mezz'ora di relax. Poi dopo dentro in forno e sarà pronta per essere mangiata. Buon appetito!